abbassiamo la guardia. Dichiari l'emergenza. C'è una grossa sparatoria al Barrows di Brandon Docks. A tutte le unità, è stata segnalata una sparatoria in corso al Barrows di Brandon Docks. Rispondete. Bene. La polizia porterà le ragazze in un luogo sicuro. E per gli offerenti, se qualcuno sfugge alla retata, finirà dritto fra le mie braccia. Terrò d'occhio questi tizi e passerò i loro dati attraverso il profiler. Poi svelerò quello che hanno fatto qui e il cerchio si chiuderà. Signor Pierce, Jax è sparito. Sono preoccupata. Stavo per chiamare la polizia, ma prima ho voluto informarla. No, no, è tutto a posto. A volte lo fa. È stressato, gli piace andare sui treni. Tranquilla. So dove trovarlo. Mi chiami appena sa qualcosa. Se non lo trova, dovremo avvisare per forza la polizia. Andrà tutto bene, davvero. Temevo che Jax l'avrebbe fatto, è un bambino irrequieto. Ha preso dallo zio. Sta cercando la madre. Dove sarà? Aspetta lì, Jax. Vengo a prenderti. Ehi, attento. Sai che sono di buon umore da qua. Sì, che fretta hai? Sai le regole quali sono? Io posso parlare con più. Jax. Quello è il furgone di Racine. Merda, crede che sua madre sia qui. È un posto della mala. Dopo il casino dell'asta, saranno in massima allerta. Yeah.
guardia. Posso farcela. Proprio non va. Boom! Trovatelo! Qui non c'è niente. Cazzo, da dove ha sparato? Occhio! Aspetta lì, qui non c'è niente, via! Così non va bene, ci servono rinforzi. Ricevuto. Ti porto al sicuro. Forza, Jax. Andiamo.
Forza. Sguardo di Jax. Cosa ho fatto? Li ho uccisi tutti. Che avevo in testa? Io non sono così. Vero? Ci sono tante cose che vorrei spiegarti. Mi dispiace per tutto, Jax. So che non è facile. Senti, Jax. Quando devo occuparmi degli uomini cattivi, tu devi stare al sicuro. È così che mi dai forza. Come il guaritore. Sì, proprio come lui. Però quello è solo un gioco. Io l'avverto. Se non ho presto notizie di sua madre, chiamo la polizia. E ora? Oh merda, amico. Grazie per quello che hai fatto per me alla Matt. Irak non riusciva a crederci. Ma poi ci ha creduto, vero? Sì, se l'è bevuta. Adesso è tutto orgoglioso. Non posso farlo incazzare di nuovo, mi capisci? C'è un bar vicino a Rossi Fremont. Lascio una cosa fuori in mezzo ai rifiuti. È un microfono. Prendilo. Senti, l'hai spaventato lì, all'asta. Ora nessuno può salire ai piani alti senza avere il suo permesso, nemmeno io. Saremo discreti. No, dai. Che cazzo.